stato impegnato in tanti altri servizi che svolgono sul nostro territorio. Quindi questa sera veramente sono onorato di stare qui con tutti quanti, che avete veramente questa sala avete stravolto se possiamo così dire, perché con la vostra presenza, la vostra partecipazione abbiamo dato veramente un valore importante a questa sala consigliere. Io voglio ringraziare veramente per tutto quello che avete fatto sul nostro territorio, questo anno e mezzo particolare. Sul nostro territorio ci sono stati altrettanti momenti particolari e voi, grazie al vostro lavoro, grazie al vostro, ai vostri interventi, devo dire che abbiamo ottenuto una bella soddisfazione, ma veramente avete fatto una grande cosa. Innanzitutto voglio ringraziare il mio coordinatore, per me Ciccio Mastroianni, Francesco Mastroianni, che è colui che ha coordinato questo periodo, dal punto di vista operativo è sempre stato presente. Anche lui ha avuto i momenti che non ha potuto partecipare, ma per motivi proprio legati a questa pandemia, che è stato in questo periodo, ma altrettanto anche negli altri periodi, da servizi è stato sempre sostituito egregiamente dal vice coordinatore, anche lui si chiama Francesco, non Ciccio, ma Francesco Rosato. E quindi loro sono l'espressione di questo gruppo dell'organizzazione civile che siamo riusciti a fare qui a Recaio, a costruire qui a Recaio. Devo ringraziare oltre loro che sono la rappresentante di questo gruppo, ma ringrazio personalmente ognuno di voi. E questo abbiamo voluto Andretta Mastroianni, Andretta Maria Rossi, Andretta Maria Rossi che ha fatto di tutto per poter rimanere anche uniti, perché nelle migliori famiglie ci sono sempre dei momenti di tensione. In modo particolare quando ci stanno delle attività che vengono svolte giornalmente, forse anche ogni minuto, e lei sarà anche brava. Devo ringraziare anche la consigliera Andretta Mastroianni e non posso non ringraziare tutta quanta la mia maggioranza, e qui ci stanno anche dei rappresentanti di questa maggioranza, c'è cioè l'assessore Gallo, c'è l'assessore Guerriero, c'è la delegata per l'esclusione Gerena Genzia, che anche loro, che anche sono andati in consiglio comunale, li abbiamo voluto partecipare a questa vostra attività con una dimostrazione che è quella di darvi, di consegnare questa sera, ecco perché siamo tutti qua, di consegnare un encomio per dimostrare la nostra vicinanza alla protezione civile, al gruppo comunale, alla protezione civile e a tutti quanti voi. Io vi ringrazio ancora, ringrazio a tutti quanti voi, volevo però assolutamente far sì che anche la delegata Andretta vi possa, Andretta Mastroianni vi possa veramente dare un fare un e poi andremo avanti con la consegna a ognuno di voi questi due uomini. Passo la parola a Andretta Mastroianni, buonasera a tutti e poi continuiamo, ci saluteremo non con le mani ma da lontano perché dobbiamo ancora di più dimostrare che bisogna ancora cercare queste regole. Grazie. Grazie a tutti voi presenti per averci accettato la nostra richiesta di volervi insieme stasera. Ringrazio il sindaco perché ha creduto poi in me dall'iniziale esperienza dando questa delega. Ringrazio per il supporto di tutta la maggioranza che è presente, soprattutto il nostro lavoro, il nostro perché sento parte di voi quando ci mettiamo in campo. Il nostro lavoro è frutto di sinergia. Quali condizioni che all'interno di un gruppo inevitabilmente possono esserci, grazie alla maturità di ciascuno di voi sono state superate, sono stati momenti di crescita personale.
politico deve essere subito in partenza per aiutare a un paese che ha bisogno di noi. Ci saremo sempre, ringrazio il coordinatore, il vice coordinatore, il segretario, per tutti, perché sono voi che responsabili dei mezzi e ciascuno di voi per quello che fate. Non vorrei prolungarmi nella nostra chiacchierata e anche perché poi rischiate di dire le stesse cose che avete sindaco. A ciascuno veramente grazie per quello che avete fatto e soprattutto per tutto il tanto non mi supportate, non mi supportate. Quindi è doveroso il risorso e ovvio che nei momenti di maggiore stress esce fuori la passione di ciascuno di noi sprigiona e quindi ci può stare anche la supportazione, solo il supporto, grazie. Consegna, consegna, consegna.
Dobbiamo Thank you.
Michele Mastroianni. Concludiamo? Vogliamo citare pure? Gabriele Di Mara,
questo l'ho detto molto alla fine, perché un altro Antonio l'ho usato, che non è presente questa sera, però devo dire che sempre il nostro padre Antonio, come tutti quanti, quando viene chiamato, è vero che può studiare, però quando viene chiamato per alcuni particolari servizi, è sempre, quindi devo dire un grazie a lui, a tutti quanti che non sono presenti, e rinnovo veramente un grazie a tutti. Grazie.